Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Stasera vi faccio vedere una ricetta proprio in 10 minuti, un contorno tutto sapore ma velocissimo. Si parte dall'ingrediente principale, la patata. Ad olio ben caldo, cameraman inquadra l'olio ben caldo con l'aglio che soffrigge. Prendiamo le nostre patate già tagliate a tocchetti e precedentemente messe in ammollo per sbianchirle un po', vengono più croccanti. Le buttiamo in padella. Sentite come canta la padella? Adesso andiamo a inserire un po' di rosmarino. Prendiamo un coperchio, camera di spinti, una saltatina per ungerle bene tutte quante. Aggiustiamo di sale, vino. Non troppo poco perché le patate comunque lo vogliono il sale, sennò rimane sciapo. Poi comunque mettendo il sale giusto esplode anche il gusto delle spezie. Fiamma alta con il coperchio. In 10 minuti vanno saltate un paio di volte dopo aver aggiunto il rosmarino. Non vanno mosse per 2-3 minuti. Dopo 2-3 minuti andremo a saltarle, ci vediamo tra 2-3 minuti. Okay. Passati 3 minuti, le saltiamo, le lasciamo aperte un minuto, così il vapore si perde e non vengono lisse. Poi le lasciamo andare ancora per 7, 8, 10 minuti. In 4 ore al massimo si hanno delle patate arrosto che sembrano al forno, ma sono anche più buone. Risultato finito, ve le faccio vedere impiattate che vanno a finire per accompagnare una bella spigola al forno che abbiamo messo prima. A dopo. Iniziano proprio a dorare e le andiamo a girare. Vedete ragazzi che bella crostina dorata che iniziano a fare. Ok ragazzi, le spigole sono pronte, sono venute spettacolari. Belle dorate. Cotte velocemente in forno molto caldo. Le patate, ecco qua, ragazzi, in neanche un quarto d'ora scarso. Lo stesso risultato che si ha in 40 minuti al forno. Buonissime, saporitissime, profumatissime. Buon appetito, ci vediamo alla prossima video ricetta. Iscrivetevi al canale.